solo pane ed è una panzanella, volutamente ho voluto fare questa panzanella in Toscana perché è un nostro piatto molto importante, questo piatto ha molto successo al Gioia Milano, una panzanella visitata, il titolo è un solo pane, dalla frase di un solo pane vive l'uomo. Per rendere il piatto più introspettivo, il pane è una grande simbologia, una grande importanza in un gioco. La seconda portata si chiama Prosperità ed è un grande raviolo che è farcito e fatto in forno, cucinando in forno diventa croccante, all'interno dei funghi porcini e poi un'esplosione di colori che rappresentano la prosperità e il piacere prospero della vita. Il terzo piatto è un piatto delle mie radici, è un rösti, che è fatto i rösti, voi sapete, è un piatto tipico di Zurigo, viene fatto con le patate a Zurigo, che viene servito con un sminuzzato di carne. In questo caso è un rösti fatto di patate sotto e di grano saraceno sopra, che è un grano saraceno che ho coltivato e raccolto io, quindi un tortino di patate e grano saraceno, che viene appoggiato sopra una fonduta di un formaggio che ho preso in Vallese sono molto famosi per la raclette, questo formaggio schifoso, molto piacevole, che viene le mucche per fare questo formaggio sulla montagna di Vallese, ed è leggermente affumicato, quindi è molto affumicato, e il dolce sarà invece un dolce legato al suono, dove si mangerà sia il gusto delle cose legate al gong, quindi un dolce che si chiama gong, e sarà un dolce molto gluttuoso con delle castagne, dei cachi che fanno bene a scoprire. Intanto